Ragazzi, prima che inizio il video voglio ricordarvi, come ho fatto nel video precedente, che in descrizione trovate il link per iscrivervi al mio training esclusivo che si terrà il 10 ottobre, tra cui veramente manca pochissimo, quindi non mancate perché, vi ripeto, sarà gratuito, sarà gratis, lo sapete che non vi dico cavolate, sarà gratuito, quindi andate a iscrivervi e faccio questo video soprattutto perché mi avete chiesto in tanti di farne altri, quindi eccomi qua ora. Mandiamo subito la sigla. Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutto bene. Bentornati in questo secondo nuovissimo video che è stato chiesto da voi. Sì, perché il primo video dove vi ho spiegato insomma quello che è successo nella mia vita, perché ho lasciato YouTube, perché ora non sono più molto attivo, ho avuto riscontri molto positivi. Molti di voi mi hanno anche chiesto anche su Instagram, anche nei commenti, com'è successo tutto ciò, il perché, il per come. Quindi ho pensato di portarvi anche un altro video. In questo video dove vi spiegherò molto più dettagliatamente il mio percorso, ovviamente a quelli che interessa. Ovviamente vi dico che non appena mi libero un po', perché sono molto impegnato, farò anche degli altri video di GTA sicuramente, quindi ve lo dico, magari per chi non interessa il trading, sappiate comunque qualche altro video lo porterò, perché comunque vi ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, voi siete la mia famiglia, siete la mia fanbase, non vi abbandonerò mai, seppur comunque ho dei periodi particolari. Spero che possiate veramente capire, perché il mio tempo in questo periodo è proprio prosciugato. Vi porterò degli altri video, quindi state tranquilli. Ovviamente, se voi volete seguirmi anche su questo ambito, sul trading, anche solo perché vi interessa, a me ovviamente fa molto molto piacere. Io nel primo video, ragazzi, vi ho spiegato un po' il perché durante gli anni piano piano ho lasciato YouTube, no? E vi ho spiegato anche il perché da gamer a trader. Quindi in questo video vedremo in maniera molto più approfondita più o meno il percorso che ho fatto, vedremo i risultati che ho ottenuto. Ovviamente ora vi farò vedere delle cose molto particolari, vi farò vedere i materiali che ho studiato, vi farò vedere un po' diciamo in generale l'ottica del percorso che ho seguito per comunque arrivare al punto in cui sono arrivato, che non è maluccio, insomma, per chi mi conosce anche da tanto tempo sa che su Instagram posto risultati. Quindi vi ripeto, ragazzi, non è che sono campato così da un giorno all'altro, ecco, oggi vi mostro questo, oggi vi mostro quell'altro, oggi facciamo quest'altro. No, chi mi conosce sa ovviamente che sono anni che porto avanti questa attività in segreto e solo adesso sono, diciamo, uscito così allo scoperto per darvi il sacro graal, il segreto della vita eterna. Scherzi a parte, ragazzi, io voglio dirvi che nel mio percorso la cosa più importante è stata studiare. Infatti, i primi libri a cui mi sono approcciato è stato questo, che si chiama The Candlestick Trading Bible, cioè ti spiega tutte le candele giapponesi da cui sono composti i grafici. Poi ho iniziato a leggere questo, I segreti del trading a breve termine, che è un libro che a me piace tantissimo. Poi ho iniziato a studiare questo libro di psicologia, Trading in the Zone, che ovviamente è in italiano, anche se il titolo è in inglese, spiega la psicologia che ci vuole sui mercati, perché ovviamente i mercati sono molto simili alle slot machine, anche se non sono così, è molto simile al gioco d'azzardo, dove bisogna potersi fermare a un certo punto, prendere la saccoccia e andarsene. Ecco, sono molto simili sotto questo punto di vista il trading e comunque anche le sale giochi. Poi ho iniziato a leggere questo grandissimo libro qui, How to Start Your Trading Journey, che c'era la parte 1 e la parte 2, che si sono rivelati molto 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 utili. E infine ho letto un grandissimo libro che è gratis, cioè potete trovarlo in PDF da tantissime parti, e si chiama Analisi tecnica dei mercati finanziari di John J. Murphy. Lo trovate pure su Amazon, quindi se lo volete lo potete trovare anche lì. E diciamo, tutto questo materiale qui comunque mi ha aiutato tantissimo, perché per me la formazione, e ce n'è un sacco, cioè nel video precedente ho fatto anche vedere altri libri, poi ci ho letto anche questo libro che, vi giuro ragazzi, ha così tanti termini che la testa a un certo punto ha fatto pum. Ecco, giusto per rendervi l'idea, no? Io penso che sia la cosa più importante, sinceramente, perché uno non può pensare di approcciarsi a un mondo come questo, dove comunque si spendono soldi, è un mondo dove tu devi investire soldi, no? Perché se tu non hai questi, no? Non 25 euro in questo caso, se tu non hai dei soldi, no? Tu non puoi pensare di investire 25 euro, ve la sto tirando così, in un mercato, in un luogo, in un ambiente che voi non conoscete mentalmente. Bisogna apprendere questo, e per apprendere questo ovviamente si fanno dei corsi, si fanno della formazione, che ovviamente, vi ripeto, io offrirò, perciò vi ho detto il 10 ottobre, link in descrizione del training gratuito, ve lo dico, è gratuito, dove potete già farvi una mezza idea di
dei libri che vi ho fatto vedere, della mia strategia, di come lavoro. Perciò ho pensato di renderlo gratuito per tutti, per i miei iscritti, per chi non mi conosce, per chi mi segue, per chi mi segue solamente per il trading. È una cosa molto bella che ho deciso di fare, come tu usci dallo scoperto. Quindi per me è stato molto importante. Dopo che mi sono formato, ho iniziato a operare in demo, come hanno fatto tutte le persone normali del mondo, perché bisogna un attimino cercare di capire il come approcciarsi a questo mondo. Perché, come vi ho detto, senza soldi non ti approcci, e se tu ti approcci subito senza esserti allenato, bruci soltanto i soldi. Perché purtroppo, brutto dirlo, ma questo mestiere lo si fa con i soldi, ok? Sono partito con un conto da 200 euro all'epoca, quindi ho scalato piano piano la gerarchia facendo 200, 300, 500, 1000. A 1000 ho ritirato, mi aprì il mio primo conto da 10.000, che poi ho portato da 10 a 20, poi ritirai di nuovo tutto e poi sono passato a cifre molto molto più grandi. Ma il concetto è che io potrei spararvi 100, come ho detto anche l'altra volta, potrei mettervi 300.000 screen tutti i risultati che ho avuto. Ma la gente potrebbe dire che io opero in demo e non sapete quante volte me l'hanno detto. Cioè, secondo le persone, no? Io opero in demo da 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cioè, opero in demo da 7 anni e come vivo? Non lo so, vivo di aria. Cioè, le cose come le compro con l'aria. Quindi io comunque gli screen ve li lascio, sono tanti screen che voi potete vedere in questo momento in sovraimpressione, dove potete vedere numeri piccoli, numeri assurdi e numeri grandi, che possono sembrare strani, ma giustamente uno ha bisogno delle prove. Io per esempio avevo un conto abbastanza grande prima, no? Dove avevo questo conto qui, ora vi metto questo video qua, che era purtroppo chiuso, era un conto che riuscì a portare da 40 a 100.000 e poi da 100.000 a 200. Poi sono successe delle cose un po' strane, quindi ho dovuto chiuderlo questo conto perché era meglio così, perché stavo veramente avendo dei deliri di onnipotenza, il che non mi stava piacendo. Dopodiché, ragazzi, ci sono stati anche dei periodi bui, cioè non vi nascondo che ci sono stati periodi in cui ho perso 20.000 euro in pochi giorni, quindi non è che è tutto rose e fiori quel che luccica, cioè nel senso, come ogni cosa ci sono periodi negativi e periodi positivi. Insomma, quello che voglio farvi capire è che il mio percorso è stato formazione, demo, esercitarsi in conti da 300, 300, 200 euro perché serve, finché poi ho scalato la classifica, no? Magari io vi posso dire che attualmente, per esempio, sono con una società, perché ci sono delle società che ti prestano dei soldi, quindi tu fai vedere, quindi dai prova della tua bravura, ci sono società che ti prestano 10, 50, 100, 200 mila euro, quelli che sono, tu tradi per conto loro, quindi esegui su mercati operazioni e a fine del mese ti danno l'80%, quindi vi faccio un esempio: se in un mese faccio 10.000 euro, 8.000 li prendo io, 2.000 li do a loro. E questa è una realtà che io sinceramente a me piace, perché diciamo chi non ha soldi da investire, cioè diciamoci ragazzi, chi è che ha 80.000 euro, 100.000 euro così da uscire e per tradare? Diciamoci, nessuno, non ce l'avevo manco io all'epoca. Quindi era una cosa utile perché chi non ha questi soldi ed è bravo, superi una sfida e dopo loro ti fanno tradare questi soldi. Ovviamente ci sono dei paletti che ti mettono che non puoi andare sotto una determinata cifra, eccetera, eccetera. E ovviamente, come vedete dagli screen, ho passato questa sfida già un po' di tempo fa, ma non lo dissi. Siccome adesso sono uscito dallo scoperto, l'ho rifatta poche settimane fa, l'ho passata. Vedete, ho passato la prima perché si supera una prima sfida dove fa devi fare 8.000, poi si passa a un'altra successivamente dove devi fare la metà, quindi fare 4.000, perché avevo fatto un conto da 100.000 dollari, che in euro è ovviamente è 80. Devo solamente fare un'operazione da domani, praticamente, che non ci vuole niente, basta aprire un'operazione da una quantità pochissimissima, bassissima, sarebbe 0,01 lotti, e supero questa sfida per l'ennesima volta, questa volta sarà allo scoperto. E se volete ci faccio proprio un video dedicato su sta cosa, dove vi faccio vedere che sono passata, eccetera, perché per niente domani sono dentro, cioè è una cosa matematica, non è che dite che devo fare delle operazioni, no, ormai gli obiettivi li ho raggiunti, come vi avevo fatto anche vedere a screen, devo solamente aprire un'operazioncina domani e poi firmo il contratto e sono dentro. Quindi diciamo che il mio percorso è stato questo: ho studiato, mi sono fatto conti piccoli, poi ho avuto un conto mio abbastanza grande, poi ho tolto tutti i soldi, poi ho scoperto questa realtà da 2 anni e mezzo, dove, vi ripeto, ti danno dei soldi e tu puoi cercare ovviamente di amministrarli. Come vi ho fatto anche nello scorso video, io questa è la mia stanza, cioè io, come ho detto, non sto a parlare da un ufficio di Dubai con le Ferrari, 100 orologi al polso, potrei farlo, 3 ragazze potrei fare anche questo, ma potrei anche andare a Dubai e fare finto lifestyle, no. Niente di tutto ciò, cioè voi mi conoscete trasparente come Omega,
cioè, ho fatto YouTube, Ronaldo Junior, ho creato una serie di tendenze in tutto il mondo, perché chissà, ci sono persone che mi hanno copiato a vedere da calciatore pure fuori dall'Europa, fuori dall'Italia, quindi sono una persona molto trasparente. Però mi sto dando anche a qualcos'altro, quindi lo sapete, sono così trasparente, così come vedete, non sono uno scammer, un truffatore. Vi sto semplicemente raccontando la mia esperienza e la sto condividendo con voi. Poi se vorrete vi potete iscrivere al training gratuito che trovate in descrizione. Vi ricordo, il 10 ottobre alle 8 di sera, sarà una cosa esplosiva, fidatevi, perché c'è tanta gente che io poi, giustamente vi capisco, magari c'è gente che al trading ha provato pure ad approcciarsi, ma giustamente la gente vuole solo questi, vuole solo rubarti dei soldi o venderti un corso fuffa che è aria fritta. Mentre, per chi mi segue su Instagram e anche nei video precedenti, ho fatto vedere un sacco di screen di persone che si stanno facendo seguire da me. Comunque il video lo trovate in descrizione, quello precedente, per chi non l'avesse visto. Come detto, ci sono stati dei periodi belli, dei periodi brutti, però diciamo, occhio e croce, il mio percorso è stato più o meno questo. Ora sono in questa società, come vi ho detto, penso di rimanerci, magari poi chiuderò il conto anche qui. Non lo so, comunque dipende in base a come mi gira, quello che vorrò fare, come vorrò organizzarmi, cioè sono una serie di cose. Però per il momento il mio percorso è stato questo qui e l'ho condiviso con voi. Vi ho condiviso un po' dei miei libri che mi hanno veramente formato. Però ovviamente, ragazzi, io ve lo dico, non pensate di azzardare, cioè non azzardate un'entrata nel mondo del trading senza una formazione come si deve, senza una linea guida, senza una strategia, senza aver applicato e studiato. Perciò ecco perché serve un corso. Ed è comunque anche quello che poi farò io successivamente. Ecco perché ho detto rimanete aggiornati, perché a breve avrete tante novità oltre al training gratuito. Quindi per chi fa piacere, io vi ho condiviso questa mia storia e ho condiviso anche i miei momenti più belli, più brutti, perché ci sono stati momenti in cui, non ve lo nascondo, sono riuscito a fare 80.000 in un giorno e poi il giorno dopo sono successi disastri, ma perché ero troppo ingordo, avido, è un altro conto. Ma queste cose mi hanno... sono servite tantissimo per maturare, per mettere dei paletti nella testa e dire arrivato a un certo punto io mi devo fermare. Così come quando ho perso 20.000 euro, 5.000 in un giorno, 3.000 in un giorno, una volta è successo addirittura 10.000 in un giorno. Sono successe queste cose, però tutte queste cose sono servite per capire come comportarsi in futuro, come evitare gli errori, come evitare soprattutto gli errori ai miei studenti, a quelli che seguirò, alle persone che mi stanno intorno. Perché io non ho avuto tantissimissimissimissimo supporto, quindi nel momento in cui ho sbagliato me la sono vista da solo, perché giustamente chi mi deve vedere? Cioè, se sono errori miei devo maturare io, non una persona che mi segue, io. Questa cosa invece si può evitare, per chi ha un maestro, per chi comunque si fa seguire da qualcuno, è una cosa che si può veramente evitare e quindi è ottima secondo me. Vi ricordo di iscrivervi al webinar che trovate in descrizione, che sarà, ve lo sottolineo, gratuito, sarà un video gratuito. Poi quello che ne viene sarà altro, però questo video sarà gratuito per tutti, per tutto il mondo, ecco. Quindi noi ci sentiamo al prossimo video, spero che il mio percorso da trader vi sia piaciuto, il come ho fatto certi numeri, quindi chi è furbo e fa una bella somma di questi anni sa perché questo titolo si chiama così, il titolo di questo video si chiama così. Quindi detto questo, ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video, io vi aspetto in tanti al webinar. Fatemi sapere se avete altri video di trading, comunque quelli di GTA arriveranno, non vi preoccupate, non appena mi libero, perché sto facendo veramente 100 cose. Noi ci sentiamo al prossimo video, qua Omega, e ci sentiamo. Bella per tutti.